Buongiorno, siamo al Galleria Mediterranea, un bellissimo centro commerciale di Salerno. Abbiamo una notizia da darvi. Ecco qui, questo è il bar Med Café. È stato rilevato, è una nuova gestione, esisteva già da 15 anni, ma il nuovo proprietario si chiama Gianluca De Chiara e insieme a Lina, la moglie, avrà a gestire questo bar. Un bar che promette molto, infatti avrà anche uno spazio ristorante e soprattutto uno spazio pizzeria per i giovani che vogliano, diciamo, incontrarsi in questo luogo così bello. Questo allora l'insegna, inserita nel contesto molto colorato, vivace, variopinto della Galleria Mediterraneo. Siamo in via San Leonardo 52. Questi alcuni dei negozi, Anaclerico, Mani, e questi alcuni dei clienti, degli avventori che sono venuti, diciamo, in questa occasione così, diciamo, speciale. Nuova gestione, come recita il logo del manifesto, è bar, caffetteria e cornetteria. Caffetteria, cornetteria e anche tanti gelati, sia confezionati, come per esempio il mocaccino, caffè zero, cocco shock, eccetera, sia invece anche di natura artigianale. Allora, adesso stiamo vedendo il cartellone del gelato Algida. Si ripropongono i classici tipo il cornetto, ma anche le novità come Magnum Pink, cioè rosa, e Black. Per quanto riguarda, diciamo, questi sono i gelati confezionati. Riportiamo lo stesso una visibilità, una visione, una caption. Attività in un momento di crisi in cui è spesso difficile aprire delle nuove attività, delle rivendite, di negozi, e per questo auguriamo a Gianluca De Chiara e alla moglie, la simpatica dolce Nina, tutti i successi, il successo al singolare e anche i successi al plurale, di clientela, di pubblico, di avventori e anche di critica. Stiamo entrando adesso all'interno del bar Med Café. Come si può vedere, già in prima mattina sono le 11, ovvero non tanto prima mattina, ma ci sarà sicuramente qualcuno anche più presto. Ci sono degli avventori, dei clienti, dei consumatori sia di caffè, simpatico Gianluca che serve, che è in rapporto con l'utenza. Vedete? Lì sulla sinistra c'è il box con i gelati e qui abbiamo tutto un, diciamo, una visione da parte del bar Med Café. È il primo giorno, è il primo giorno di primavera, primavera incipiente e avveniente, e quindi il primo giorno anche di apertura di questo bellissimo resort e locale. Listino prezzi, quindi si offre una caffetteria, ci sono delle bibite, birre, aperitivi e alcolici. Potete vedere l'interno, vabbè, il WC non lo facciamo vedere, però vedete, ci sono le macchine per fare il caffè espresso e non solo, cappuccino, cioccolata e le merende, che come potete vedere sono andate già a ruba alle 11:05:10 di questo giorno di sabato 14 marzo, in cui si è inaugurato appunto questo locale. Meritano fiducia e auguriamo quindi il successo e i successi sia a Gianluca che a tutto il particolare preparato staff. Patatine. E non per fare solo una pubblicità, ma è un evento che occorre ricordare, perché è difficile in questo periodo di crisi, appunto, come ho detto prima, creare, inventarsi un lavoro, creare un'attività dal nulla. È questo che vogliamo dimostrare, non tanto una pubblicità, come pure merita di essere, ma soprattutto premiare la voglia dei giovani di oggi di volersi impegnare grandemente e per ottenere un risultato, diciamo, di soddisfazione. Stiamo continuando a vedere quindi le immagini che spiegano appunto anche punti di ristoro, ristorante, pizzeria di prossima attivazione, e ci sarà il wifi gratuito, cioè una specie di scommesse sempre di prossima attivazione, ma quello che vediamo adesso è solo l'anticipo degli altri giorni. E quindi questa pubblicità, tra virgolette, serve proprio per spiegare come
imparare a darsi forza, coraggio, vivere la vita da soli. I giovani di oggi hanno bisogno di esempi come Gianluca, come il suo staff, come i suoi addetti, gli altri baristi e non solo, perché ci vuole coraggio a vivere in Italia, un coraggio che può essere, diciamo, vissuto e deve essere vissuto soprattutto dai giovani. E quindi questa è la nostra idea, la nostra visione di questo bellissimo locale.